Audio Jungle. Buonasera ed eccoci di nuovo a WISP Sport per Tutti. Oggi vogliamo parlare di tennis e ne parliamo con l'amico e quasi un nostro ospite fisso, Silvestro Di Berardino. Benvenuto Silvestro. Buonasera anche a te, incoronata, a tutti gli spettatori di questa trasmissione WISP su Tutti Musei. Senti Silvestro, tu sei responsabile del settore di attività tennis e come ho appena detto sei anche quasi un nostro ospite fisso, quindi io non ho bisogno di presentarti, credo che il pubblico che ci segue da casa ti conosce, soprattutto tutti coloro che frequentano e amano la WISP in Abruzzo Molise soprattutto ti conoscono. Allora, tu ti occupi di tennis, abbiamo appena parlato della grande difficoltà attraversata da tutto il mondo e in tutti i settori, ma in particolar modo dallo sport a causa del Covid, del lockdown e delle varie chiusure. Però il tennis è una di quelle attività che prime tra tutte ha avuto la possibilità di ripartire, di riaprire. Questo vi ha avvantaggiato? Nel senso, siete riusciti ad aumentare il numero dei tesserati e partecipanti, ad attrarre altri atleti che provenivano forse da altri settori? Tanto da premettere, ti ringrazio di questo invito e di darmi l'opportunità di parlare del tennis in questo senso dell'WISP. Il tennis è stata la prima disciplina sportiva che si è chiusa, nel senso che sono state chiuse tutte le discipline sportive, il tennis è stata una di quelle che si è chiusa e immediatamente regolamentata. La regolamentazione è stata effettuata ovviamente dal CONI, dalle federazioni e in primis anche dalla WISP. Diciamo che questo lockdown, questo Covid, ci ha in qualche maniera come attività sportiva tennistica avvantaggiato, perché il tennis, essendo uno sport non di contatto, uno sport in cui le distanze sono molto ampie, parliamo ovviamente di un campo che è 18x36 metri, quindi è difficile anche incontrarsi se uno vuole, quindi il tennis ha avuto un grande boom e in questo la WISP, devo dire che anch'essa ha aumentato un po' quelli che sono i numeri, ma in qualche aspetto forse ha avvantaggiato altri settori di altri enti di promozione sportiva che hanno in qualche maniera in realtà aumentato tantissimo i propri tesserati. Il tennis, essendo uno sport ovviamente si gioca in due, da quasi subito è stato riaperto e quindi le attività si sono svolte, però è uno sport molto tecnico e come tale se non hai un maestro, se non hai delle basi è difficile poterti confrontare e quindi ha preso un po' la palla al balzo, se posso dirla, i campi di padel. I campi di padel sì, è un misto di tennis e non tennis, in cui valgono delle regole abbastanza, come dire, larghe, quindi non c'è molta tecnica e quindi questo sport ha preso piede scavalcando un po' gli sport di contatto come potevano essere il calcio o le altre discipline, volley e quant'altro. Il tennis WISP, sì, noi stiamo ripartendo, purtroppo la WISP ha riorganizzato tutti i settori e quindi che in qualche aspetto siamo anche, tra virgolette, un pochino non perfettamente avvantaggiati dal fatto che non abbiamo un accordo preciso con le federazioni di riferimento, in questo caso la Federazione Italiana Tennis, che ci dà dello spazio per poter operare. Noi in questo caso
ci rivolgiamo esclusivamente all'attività prettamente amatoriale, escludendo le attività quelle legate alla Coppa Italia e alle discipline giovanili della WISP che sono prettamente agonistiche. Noi in Abruzzo stiamo facendo, abbiamo riorganizzato il settore perlomeno dei tecnici, stiamo fidelizzando alcune associazioni sportive sul territorio, stiamo iniziando a fare quello che ovviamente deve essere fatto nell'ambito di una ristrutturazione anche sportiva. Come tu ben sai, il CONI ha perso un po' il valore che aveva precedentemente a vantaggio di Sport e Salute. Sport e Salute è colei che in questo momento gestisce anche la parte economica di alcune attività, e quindi noi siamo lì, la WISP c'è, è presente, ti dirò anche di più, noi abbiamo la voglia e la volontà di voler partire subito, e se questo riusciamo a farlo in tempi brevi, con un corso per insegnanti di tennis e di padel, visto che comunque il padel la sta facendo da padrone in questo momento. Senti, e tu stai parlando, hai ripetuto diverse volte questa parola che sembra quasi essere magica da un po' di tempo a questa parte, perché crea tanto entusiasmo e anche tanto fermento, il paddle. Ma in realtà ce lo vuoi spiegare in maniera molto semplice e anche in maniera, insomma, abbastanza, come dire, sintetica? Cos'è questo paddle? Guarda, il paddle è stato inventato circa 30 anni fa in Argentina. È stato inventato perché è uno sport semplice, è uno sport in cui si gioca in distanze molto più piccole, parliamo di una distanza di un campo è 10 metri per 20, si gioca prevalentemente in 4, la pallina vale tutto, nel senso che da qualsiasi parte batta, purché la venga rimandata al di là della rete, funziona, nel senso che puoi continuare a giocare. È facile perché non c'è molta tecnica e di conseguenza chiunque si può avvicinare a questo sport, dalle ragazze ai ragazzi, dai bambini. Ovviamente è uno sport in cui la pallina è in campo per molto tempo e quindi è uno sport in cui francamente bisogna avere buone doti atletiche. Nei paesi argentini, spagnoli, eccetera, questo sport ha incominciato a calare e sta calando da un bel po'. In Italia invece sta salendo, anche perché c'è stata, questo l'abbiamo detto prima, molti campi di calcetto sono stati trasformati in padel. In un campo da tennis o da calcetto, tieni presente che se ne possono fare 3 di campi di padel, e quindi anche dal punto di vista economico i gestori di impianti sportivi hanno fatto questa scelta. Io mi auguro per il padel, in realtà io vengo dal tennis, quindi non posso che sposare la causa tennis. Il padel mi auguro che mantenga questo trend che in questo momento è positivo. È ovvio che molti mi raccontano che è molto facile farsi male, perché comunque la racchetta da padel è più rigida di quella da tennis, i legamenti eccetera sono sempre molto sollecitati. Però è uno sport che in questo momento ha iniziato a fare anche campionati, quindi devo dire che insomma è giusto. Tutto ciò che è sport mi trova assolutamente d'accordo. L'unica cosa, non vorrei che questo sport fosse una piccola meteora e poi termini come ha iniziato. Certo, è stato molto avvantaggiato da questo Covid e dalle attività che non potevano essere fatte, quelle di contatto, quindi lì ha avuto terreno fertile. Beh, certo, lo hai appena detto, il paddle consente anche sotto il profilo dell'impiantistica di ottimizzare i costi e di massimizzare l'utilizzo di un campo rispetto al tennis. Infatti spuntano campi di paddle così, come se non ci fosse un domani praticamente. Sai, io devo dirti che comunque i campi di paddle sembrano che non abbiano nessun costo, ma costano parecchio. Considera che un campo di padel, ha un costo che oscilla dai 20 ai 25 mila euro. Ovviamente se il campo è già predisposto per il tennis, ha una base, ha un qualcosa, mentre se devi farlo da capo, un campo di padel costa una quarantina di mila euro. Cioè,
Diciamo che da un punto di vista economico sicuramente un investimento, ma come stavo dicendo prima, speriamo che ciò continui, perché se fosse un investimento soltanto per 2 o 3 anni, ovviamente forse poi il gioco non vale la candela, mentre penso che il tennis alla lunga è uno sport oramai di tantissima esperienza e visibilità televisiva e quant'altro, che è difficile che possa prendere il posto del il padel, possa prendere il posto del tennis. Noi come WISP abbiamo anche il padel e lo peroriamo e cerchiamo, come già ti ho detto, faremo sicuramente un corso per insegnanti di padel, perché comunque almeno gli rudimenti per poter stare in un campo da padel bisogna che ci siano. È molto facile giocarci, quindi la tecnica è assolutamente molto, molto più così, semplice rispetto a quella del tennis, però c'è sempre bisogno che qualcuno ci insegni almeno i colpi fondamentali o come poter giocare all'interno di un rettangolo che sembra piccolo, ma poi in realtà con la pallina da tennis e con la racchetta e con gli avversari è abbastanza insidioso. Poi alla fine il gusto di questo sport è quello di vincere l'avversario, quindi comunque è sempre uno sport come il tennis in cui anche c'è sempre la parte agonistica molto importante. Senti Silvestro, qual è la programmazione o la progettazione che hai in mente per la stagione 2021 e oramai 2022, visto che la 2020-2021 volge al termine? Allora, Incoronata, il discorso io parlo sempre del tennis, è vincolato alle riaperture. Anche oggi, allora, noi siamo stati come tennis, praticamente, anche se siamo stati tra coloro i quali hanno potuto in qualche maniera fare attività, ma questa attività era legata esclusivamente a quella agonistica. Quindi le attività amatoriali sono state ferme, e sono state ferme fino a un mesetto fa. Hanno ripreso ad essere presenti, e quindi l'idea nostra come WISP di ripartire con un'attività ovviamente prettamente amatoriale. WISP si rivolge al tennis e allo sport per tutti, quindi coinvolgendo, partendo dai bambini. Io da subito, se noi riusciamo a coinvolgere alcuni circoli nel periodo estivo a fare qualche corso di avviamento gratuito. In realtà c'è un circolo che ci ha contattati in provincia di Chieti, in cui andremo a breve, parliamo in questa entro 15 giorni, ad attivare un corso organizzato dall'WISP Abruzzo Molise, un corso diciamo gratuito per quanto riguarda i ragazzi per l'avviamento. Lì hanno è un campo a Miglianico, hanno un campo da tennis rimesso a posto e vorrebbero iniziare. Mi hanno contattato, io sono stato disponibile a fornire sia i materiali che il supporto tecnico per poter iniziare a fare questo tipo di attività. Successivamente dobbiamo fidelizzare più circoli. In Abruzzo dobbiamo cercare di portare almeno a quello che erano tanti anni fa 20-30 circoli affiliati all'WISP, per poter fuori fare un'attività a campionati a squadre, sempre amatoriali, per poter poi accedere alle fasi italiane come rappresentativa Abruzzo Molise. Non per ultima, la mia idea, questa per il 2022, iniziare a fare un circuito di tornei, una volta affiliati dei circoli tennis, un circuito di tornei amatoriali WISP, in cui dar la possibilità a coloro i quali si cimentano per la prima volta, non sono agonisti di alto livello, ma assaporare il gusto di giocare con un avversario che non conoscono, quindi comunque di altri circoli, per poter far sì che questo sport possa implementare anche la propria, come dire, il proprio numero di tesserati amatoriali. Senti, allora, deve essere una vera e propria ripartenza, cioè un ricominciare a ricostruire come si fece tanto tempo fa per poter poi ripartire veramente, diciamo, a gonfie vele. Senti, ti faccio un'ultima domanda a chiusura di questa nostra puntata. L'anno scorso, se non erro, tu hai partecipato a un progetto, hai realizzato un progetto dei centri estivi multisport, ma credo che fosse addirittura multiattività, multidisciplinare, giusto? È corretto? È giusto ed è corretto. Lo rifarai quest'anno?
Lo rifaremo quest'anno sotto il marchio WISP, perché siamo affiliati all'WISP come Circolo Tennis Città Sant'Angelo, e con il marchio anche EduCamp. Abbiamo chiesto al CONI di fornire anche a noi questo marchietto di qualità anche per l'anno 2021, e noi ci auguriamo di poterlo fare e di partire al più presto. Noi ci siamo dati una data, il 21 di giugno, per l'inizio, per 6 settimane. Lo rifaremo, e questa volta cercheremo in tutti i modi di fidelizzare i ragazzi, i bambini, a cercare di poter essere all'interno di una struttura, e soprattutto con attività sportive, non solo, dove c'è anche l'attività legata alla didattica, quindi i compiti per l'estate, abbiamo attività legata alla musica e allo sport, perché comunque lo sport è principale come centro estivo. Benissimo, e allora buon lavoro Silvestro, ci rivedremo sicuramente in qualche altra puntata, non so se di questa trasmissione o di qualche altra trasmissione. Grazie per essere stato con noi. Ciao Silvestro. Grazie a te, grazie a tutti e buona serata. Buon tennis WISP a tutti. E grazie a voi che ci avete seguito da casa, e appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di WISP Sport per tutti. Audio Jungle. Jungle.